Ciao a tutti! Dillo tu, dillo tu! E benvenuti in questo nuovo video. Bravo amore! Soprattutto iscrivetevi! Al Così canale. facciamo noi! Iscrivetevi al canale! Va bene! Allora, eccoci qua con un altro svuota la spesa Eurospin! Vero? Dovevamo prendere la cena a questo bambino che voleva il Blu. cordon blu, mamma sì! Cordon blu. Bravo! E quindi siamo andati all'Eurospin. E abbiamo riempito due buste, perché si era quasi svuotato il frigo. Quindi ci stanno le due buste lì a terra, che Leoncino ci inizia a Salve, prendere. buonasera. Ciao papi. Cosa abbiamo comprato? I panini, questi belli croccantosi. Dice che papi se ne voleva fare un panino prima di andarsene a lavorare, che sta andando in pizzeria. Ecco, infatti gli altri panini stanno qua, ne abbiamo presi due da tre, perché sempre a confezioni a tre le vendono, vabbè. E quindi sei panini tipo ciabatta. Cosa stai facendo? Ah sì, sta prendendo più sotto, Lo sai che stiamo facendo un video e quindi sta troppo casino che si sente? Non lo so se lo sai o fai finta. Comunque, ecco qua. Salame botteghino. Eccolo qui che abbiamo preso. Non so quanto l'abbiamo pagato. Boh, non lo so quanto costa. Ci sarà 2,49 euro, dice papi. C'è poi lo scontrino di là. Allora, il mio bambino mi ha preso cotolette agli spinaci per mamma. Ok, Leon, ci Sì, abbiamo. e per me è quello. E per Leona al pollo, quindi stasera magari io mi mangio una cotoletta di spinaci che non ho mangiato da tantissimo tempo. Tu che cosa ti mangerai? Cordon Cordon bleu. E dove stanno i cordon bleu? Prendi, papi ha buttato le cose a terra, prendi quello che sta a terra, amore. Poi c'erano queste qua, grandi da risparmio ancora, una busta di noci in guscio. Vabbè, dai. Mi ricordo 2 euro e qualcosina. Non l'hai trovato? Amore, dopo li troviamo. 2 euro e qualcosina, insomma, le ho prese. Non so quante noci ci sono. Quanti grammi sono questi? 7,50. Questi sono, che sono, amore, parmigiano reggiano che ti porti a scuola a tocchetti. Poi, tris di birra. Questa è quella rossa? Sì, rossa. Questa è buonina a Eurospin, anche se ultimamente mi stava venendo la nausea della birra rossa dell'Eurospin, però qua più l'ho presa, va bene. Poi la lunghissima ci stava per terminare la carta igienica, abbiamo preso questa. Ciao, buonasera. Ciao, amore. Ah, sa, vuole entrare perché fuori stava? Sta qua, sta qua. Allora, poi amore, poi prendiamo questi, dai. Prendiamo questo, iniziamo da bere. A parte la birra ho preso questo, non lo prendo mai, però stasera mi andava un calice di vino. Quindi Corte del Borgo, Lambrusco praticamente lo fanno sia secco che amabile, a 1,99 euro. E l'ho preso amabile. Poi Chardonnay, non l'ho visto nel carrello, l'ha preso Papi, ne ha presi due di Chardonnay, forse stava in offerta, non lo so. Però sì, freddo, 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 lo Chardonnay di Eurospin, male non è. Non è buono, ma non è neanche male. Questi, mammina, erano finiti. Che cos'è questo, amore? Lo sai? E che cos'è? È una capsula. Una capsula di? Caffè. Bravo! Allora, una capsula di caffè per metterla nella nostra macchinetta dolce gusto. Ehi, Asa, non ti grattare! Mannaggia, Asa che si gratta! Grattà perché ha Si gratta la prurito. ferita, eh sì, lo so, ma non se la può grattare questa ferita, mannaggia, non si chiuderà mai. Quando passerà la ferita? Quando non si gratterà più. Praticamente dicevo, niente, io prendo il decaffeinato, non bevo questo, però papi beve questo, se viene qualcuno, insomma, ne ho preso uno poi. In prossimità delle prossime offerte che troveremo utili. Nel frattempo guardo Asa se si gratta. Dimmi. Adesso vogliamo cercare il cordon bleu.
Eh sì, però iniziamo a prendere la roba dal frigo, così lo trovo, dalla busta. Stanghezza, ragazzi, stanghezza. Ah, l'ha trovato. Ecco. Cordon bleu. Ecco, facciamoli vedere. Ok, questi sono quattro cordon bleu. Ok, uno te la mangi oggi. Poi. Sono congelati, sono. Per le merende pomeridiane. Le mele. Finalmente tornano le mele. Che d'estate. Non compriamo mai la frutta. Che si molliccia tutto. Ma anche se la mettiamo in frigo. Non siamo amanti della frutta. So, bisogna mangiare, la frutta fa bene, sono tanti zuccheri però anche, ma non andiamo molto dietro alla frutta. Parmigiano reggiano, Asa, dov'è? Sotto a me pure, si gratta. Parmigiano reggiano che stava finendo, andiamo. Hai visto, nonno, c'è anche qua la batteria. Sì, forse domenica andiamo alla anche fattoria. le mucche. Sì, pure i maiali, le pecore. Alla fattoria, che forse domenica, vediamo un po' col tempo, dalle cose che ci sono da fare, ora vediamo. Nel caso lo portiamo. Il budino! Sì. Eh Le galline e le pecore. sì, ma domenica in teoria dovremmo anche smontare la piscina. Quindi vediamo chi è Asa con la busta. Vai a vedere che sta facendo Asa con la busta. Budino, con le macchie a Leon. Asa! Dai, prendi, sono Asa. Che cosa abbiamo preso? I peperoni. Proprio ho detto prendiamo. Sono piccolini però. Boh, come sono? Non hanno neanche un bel colorito. Papi li ha presi Mettere così. la testa dentro la A busta. muzzo. Asa mette la testa dentro la busta perché sente, perché è una mangiona. Anzi, mo dovrebbe mangiare Asa. Un broccolo. Quindi, se verdure, frutta, questa spesa, un Cosa ci fa broccolo. nella busta della spesa quello? Mamma stava, l'abbiamo trovato, l'abbiamo stava lì. È un biglietto Stava vecchio. lì il biglietto Questo del aveva lo sconto del carrino da 15%, raga, che qualche. poi non lo compri, certo. Da qualche di Sì, carrino. amore, sì. Patè alle olive nere, della linea, vabbè, non se ne viene, raga. Ah, amo essere. Ed è molto buono. Consigliatissimo, buonissimo. Ah, mi sono ripresa, ma di nuovo. Ma è questo? No, raga, ho sbagliato! Pensavo, diceva, di nuovo rientra tra noi la mousse al cioccolato, e invece proteica, e invece no, è lo yogurt proteico! È vero che ho la granola, me lo potrei mangiare così, però io non lo voglio lo yogurt. Vabbè, però in compenso ho comprato questa. Sempre protein più E quello è pane e e pane cioccolato. e cioccolato mai per mamma. Però ho detto Quindi prendo questa, prendo quella e mi insieme faccio i dolcetti. otterremo Ma no, Bioter cavoletta sta, lì lo sta un po' raffreddato. perché sono andata sott'acqua in piscina. Eh sì, amore, ti raffreddi. Perché Pollo e c'era tacchino, würstel, perché questo, mamma? Perché compriamo i Viusel, cosa che noi non E mangiamo? perché mi raffreddo? Non lo so, mamma. Tu non andare sott'acqua. Devi nuotare normale. Ah, esatto, Sopra devo l'acqua, non sotto, dentro. Perché nuotare. così tu poi ti raffreddi sempre. Non so perché succede sempre Ma sta è cosa. la prossima volta che andrò in piscina mercoledì. Il prossimo mercoledì devo nuotare sull'acqua. Devi nuotare normale, non Devo che devi nuotare. stare proprio lì, se ne va sott'acqua, immersione. Devo E poi nuotare gli fa una specie, normale, sottospecie di lavaggio normale e sull'acqua. nasale, di tutto, di più, e starnutisce per una settimana Sull'acqua. intera. Sì. Allora, dicevo, perché compriamo il Viustel? Perché Asa, che è stata operata di ciste, Elion, un attimo, ci abbiamo anche gli altri cani fuori, Ok.
E quindi diamo le medicine praticamente, perché Coco le prende a vita. Asa, questo periodo sta prendendo. Quando li mangiamo? Sto parlando, Ok, parla. amore. Oh, grazie. E quindi dicevo, si sta grattando, prendila, prendila. Corri, corri, corri. Per alzare, sì. Dai, che adesso si infiamma tutto. Mannaggia quella ferita, come se la sta infiammando, scusateci raga. Dicevo, quindi prende antinfiammatori, prende antibiotici, due antibiotici diversi al giorno, più l'antinfiammatorio, e gli do un po' col Viusten, un po' con la sottiletta. Basta! Basta, Asa! Basta Basta grattare. grattarti! Tu batti. Vieni qua, fatti vedere, vieni! Morella! Morella! Mi Vieni! attaccare quella, se no sgrida. No, no, no. Eccola, la morella. Lo so, ora mangi, ora mangerai. Cioè, si è fatta qua c'è l'infezione dovuta alla. Però sta andando meglio. L'infezione è dovuta ai punti che si è grattata e si è fatto infettare la ferita e quindi sta prendendo il doppio antibiotico più l'antinfiammatorio. Vai, amore. Non lo fa mai, dorme sempre. Va Mamma, vedendo nelle buste, scovando nelle buste perché ha fame, mo deve mangiare, quindi tra un po' gli diamo da mangiare. Finiamo questo svuota la spesa veloce ma e gli allora diamo da mamma, mangiare. prima di andare a dormire, devo fare il lavaggio la sera prima di andare a dormire. Certo. Perché Allora, sono un pochino raffreddata. sì. Yogurt per me al bifidus, quelli con la granola alla nocciola. Vai, amore. Non è finita ancora la prima busta. Come Ah, finì? ok, eccola. Vabbè, che poi ne hai mischiate un po' di cose. Ne hai preso un po' di là, un po' di qua. Proteggi Sleep, questo in cotone. Ho preso stavolta quello in cotone della linea Amo Essere. Allora, sottilette. Ho preso queste al parmigiano reggiano perché ho detto proviamo Ma perché queste c'ho per la pizza di io? carne che voglio fare domenica di nuovo. E questo qua è formaggio fuso light per intercambiare con i würstel ai cani. Biscotti Alian che stavano per finire e quindi si è scelto questi, buoni questi, mamma mia. Ho detto sì, bravo Alian, perché a volte pure a pucciarlo nel caffè noi. Va bene. Banane erano in offerta a 95 centesimi, ne ho prese 1, 2, Mamma, 3, 4, 5 banane piccoline. Non mi piacciono quelle piccine. ho trovato lo scontrino. Oh, lo scontrino, ma abbiamo finito la spesa? Pomodori! Sai che costano 1,89 euro, 99. Questi qua piccadilli sono molto buoni, un po' lunghetti, anche quando li facciamo nella focaccia, sono belli succosi. Ciliegini sono buoni, buonissimi, però sono piccini. Questi hanno più succo. Più Macinato, polpa. vitello. Macinato per la pizza mamma che dobbiamo fare la pizza di carne, ok? Perché se andiamo a Chinuno domenica alla masseria ci facciamo il picnic e ci mangiamo la pizza di carne. Va bene? Questo è lo scontrino, finita la spesa? Abbiamo speso 59 euro e 32 centesimi, però questa volta ci ho passato la carta, lo stesso, la carta fedeltà, diciamo l'applicazione dell'Eurospin. Però non abbiamo potuto prendere nessun premio perché li avevamo già ritirati. Tra l'altro, i due premi di questo mese li abbiamo superati abbondantemente adesso. Siamo quasi a 190 euro di spesa sto mese di Eurospin. Però infatti mi sono sentita un po' di fottere perché questi 59 euro li potevo spendere mese fra qualche giorno, però ci servivano. Cioè, domani comunque 30 ancora, quindi non. Per pochissimi giorni non ce l'ho fatta, ma tanto poi ho detto a papi, figurati se noi poi il mese prossimo non ci arriviamo a prendere i premi. Però vi devo dire che il pan bauletto, no, l'American sandwich, rispondendo anche a una signora, a chi ci ha chiesto com'è il pan bauletto, no, l'American sandwich, devo dire che
Buonissimo, è un sorto di pancarré gigante, gigante, sì, perché è anche più doppio, non è né asciutto ma né troppo morbido, quindi il gusto è più tendente è un misto tra bamboletto e pancarré, diciamo più verso pane il gusto. Buono, ovviamente noi, io e lui, lo stiamo mangiando con la Nutella, merenda, pomeriggio. Vero amore? Com'è il pane con la Nutella? Buono. Se l'hai mangiato adesso, lo siamo mangiati prima di andare a Eurospin, abbiamo fatto merenda, quindi era davvero buono e così lo stiamo mangiando, già ci siamo fatti mezza confezione in questi giorni, perché è Guarda, davvero molto buono. perché Penso che anche tostato con qualcosa di salato, tipo il salmone, questo, il pate di olive o qualche altra cosa, sarà molto ma molto molto buono. Dimmi. quel signore e la signora ha portato del passotto. Sì, e quindi? Come si chiama? Era la signora. Anna Maria? Sì. Ed Enrico? Sì. I proprietari di Otto il Bassotto sono degli amici. Va bene, quindi che cosa c'entra questo fatto? I bassotti abbaiano. Sì, sono dei cani. Certo, il bassotto è un cane, È è un una cane. specie di cane. Sì, adesso chiudiamo così facciamo mangiare Asa. Salutiamo i nostri A corpo amici. lungo. Ecco, Sì. sì. Salutiamo i nostri amici, diciamo grazie che ci sostenete, ci mandate messaggi, ci fate le domande. Noi siamo tanto tanto contenti, vero Leon? Soprattutto dei complimenti. È vero, amore? Ti fanno i complimenti i tuoi amici, i tuoi iscritti, le persone che ti seguono, che ti vogliono bene. Sì. E tu li vuoi bene? Sì. Guarda, li vuoi Sì. bene? E cosa li vuoi dire? Iscrivetevi al canale. Agli a chi non si iscrive, sì, e poi vuoi mandare un bacio a tutti? Sì, ci vediamo al prossimo video. Certo, ciao, mandami un bacio al volante. Ciao. Ah, ciao, al prossimo video.